L'Africa dei grandi esploratori, l'immenso territorio di caccia e di avventura che intere generazioni di giovani amarono senza conoscere, è scomparso per sempre. A quell'Africa secolare, travolta e distrutta con la tremenda velocità del progresso, abbiamo detto addio. Le devastazioni, gli scempi, i massacri ai quali abbiamo assistito appartengono a un'Africa nuova. A quell'Africa che, seppure riemergerà dalle proprie rovine più moderna, più razionale, più funzionale, più consapevole, sarà irriconoscibile. D'altronde il mondo corre verso tempi migliori. La Nuova America nacque sopra le tombe di pochi bianchi, di tutti i peli rossa e sulle ossa di milioni di bisonti. La Nuova Africa risorgerà lottizzata sulle tombe di qualche bianco, di milioni di negri e su quegli immensi cimiteri che furono una volta le sue riserve di caccia. L'impresa è così moderna e attuale che non è il caso di discuterla sul piano morale. Questo film vuole soltanto dare un addio alla vecchia Africa che muore e affidare alla storia il documento della sua agonia. Thank you.
Comincia l'epoca dei compromessi. Per la prima volta i giardini del palazzo dell'Ocean Road si aprono alla nuova borghesia africana per il grande party di addio. Antichi e nuovi padroni cercano nei viali mimetismo e simbiosi nell'ansia di scoprirsi qualcosa in comune. Thanks a lot for everything. It's been a very nice day. Well, very nice weather, I mean. Goodbye, Madame Mirieri. I hope to see you again. And you too. Bye-bye, gentlemen. I say, have you by any chance seen my wife? Most embarrassing. Most embarrassing. Si concludono così due secoli di storia. L'ultimo rappresentante di Sua Maestà Britannica esce graziosamente dalla scena in quel clima di festosa cordialità che sempre accompagna la partenza di un ospite rimasto troppo a lungo. In queste remote immensità, l'urlo delle sirene e le salve dei cannoni non fanno più chiasso di una festicciola in famiglia. L'Europa ha fretta di andarsene e in punta di piedi, anche se, a conti fatti, ha dato assai più di quanto ha preso. L'Europa, il continente che ha tenuto l'Africa a balia, non ce la fa più con questo grosso bambino nero, cresciuto troppo in fretta, che frequenta i cattivi compagni e che per di più la mette in croce perché ha la pelle bianca. E così lo abbandona, ancora inquieto e immaturo, proprio nel momento in cui avrebbe tanto bisogno di lei. L'Africa esce dal suo lungo medioevo, posa la lancia per il fucile. I soldati del più famoso reggimento africano, formato da bianchi residenti nel paese da tre generazioni,
cedono le armi senza onori militari e affidano in nuove mani la difesa delle loro case e delle loro famiglie. Nascono le prime spontanee manifestazioni di piazza controllate dalla nuova polizia africana. Si distruggono i prodotti importati dai paesi africani non ancora indipendenti. Si comincia dalle colonialiste uova portoghesi. Ora tocca alle arance del Sudafrica. La birra sudafricana. Scatenato l'entusiasmo popolare, la nuova polizia deve prepararsi a contenerlo. Sono imminenti le prime votazioni politiche della storia del continente nero. La folla si lancia impaziente verso le urne elettorali. Hanno tutti paura di arrivare troppo tardi e di restare a mani vuote. Per questa grande giornata dell'Uhuru, ogni partito ha promesso in premio ai suoi elettori le terre, il bestiame, le case e le automobili dei bianchi che sono rimasti. Sulle Highlands, le alte terre del Kenya di proprietà dei coloni bianchi, il grande e verde altopiano che per cent'anni fu la roccaforte dell'aristocrazia contadina, l'Uhuru tarda ad arrivare. Dopo cent'anni, l'antico paesaggio africano si è trasformato in un paesaggio scozzese. Ci si può perfino andare a caccia alla volpe, anche se la volpe qui non esiste. Basta che un negro se ne trascini dietro un pezzo appena arrivato in aereo dall'Inghilterra, tanto per dare la pista ai cani.
La volpe è un animale nocivo che in Africa non esiste. Se i bianchi hanno tanta voglia di darle la caccia, devono insegnare a qualcuno a comportarsi come tale. Ma la volpe è una preda infida che il cacciatore non deve mai sottovalutare. Cherokee Kamau! Cherokee Kamau! Cherokee Kamau! Have you anything to say? Una linguine? Siongesi. Your Honor, in force of Article 7 and 19 bis of the Repression of Mau Mau Criminal Activities Act, I ask that Cherokee Kamau... Vostro Onore, visti gli articoli 7, 8, 19 bis del testo unico della legge 4 aprile 53 per la repressione delle attività criminali Mau Mau, chiedo per il qui presente Cherokee Kamau, imputato di incendio doloso, furto, rapina, tentato omicidio e omicidio aggravato, il massimo della pena. This court will now render its decision. In Her Majesty's name you are found guilty and sentenced to deportation to Maralal Jail to be imprisoned there for 40 years. That is all. Have you anything to say? Prioress? Dio. When the accused was arrested, we found these. In his shamba. Quando l'imputato venne arrestato nella sua shamba, furono reperite queste armi fabbricate da lui stesso e dai suoi complici, e delle quali si servì per compiere i delitti di cui rese piena confessione in corso di istruttoria. Mshtakiwa waitambua bunduki hii. Armed with this gun, exhibit number 4, together with 6 of his accomplices, Rashidi Singida... Con questo fucile, reperto numero 4, e in compagnia di 6 complici, Rashidi Singida, la notte del 6 aprile 1961, penetrò nella farm del cittadino britannico John Fletcher ad Aberdare Point, dove l'imputato strangolò l'ascari di guardia Josephine Ataeli. La seconda vittima dell'imputato fu Miss Elizabeth Regan, cognata del proprietario della farm, uccisa da un colpo di fucile sparato da Singida attraverso la finestra della sua camera. Mr. Fletcher si lanciò sulla scala esterna, dove venne raggiunto da vari colpi di fucile che gli spezzarono le gambe. Si trascinò allora nell'interno della casa nel tentativo di proteggere la moglie, Mrs. Jane, e le due figlie Lois e Mary, dei 15 e 18 anni, che avevano cercato rifugio sotto il tavolo centrale della stanza. I corpi delle tre donne furono rinvenuti privi degli arti e delle teste. Su Mr. Fletcher, ex ufficiale di marina, furono rinvenuti numero 72 colpi di panga. Imputato Rashidi Singida, confermate il verbale da voi già sottoscritto in istruttoria? Io. Faccio presente a vostro onore che l'imputato non ha bisogno di interprete, in quanto conosce l'inglese. You are sentenced to forced labor for life. Jina lako watoa semejo wakiri kwamba u mwatiani kwa uwaji wa watoto watatu wa kizungu wa shamba la bwana Fawcett. Hebu sikiliza mapato ya uchunguzi ya kesi tangu miaka kenda wewe ya. Allora ti espongo i fatti emersi dall'istruttoria. Tu eri da 9 anni la bambinaia dei 3 figli di Memsa Fawcett, Richard di 2 anni, Mary di 4 e Victor di 9. Li avevi visti nascere, li sorvegliavi nei loro giochi, mangiavi e dormivi con loro. La notte del 6 febbraio apristi una finestra per far entrare Kemati e la sua banda nella casa. Buona Fawcett fu preso e sgozzato sulla grande tavola verde. La madre e i bambini corsero verso la porta. Kemati li raggiunse e proprio sulla soglia li fece a pezzi in tua presenza.
I sentence you to life imprisonment. Your Honor. Processo a carico di Jomo Canari, sedicente generale del Lands Freedom Army, evaso dal carcere di Voi dove scontava 30 anni di reclusione per furto, rapina, aggressione e triplice omicidio. L'inchiesta ha accertato che l'imputato organizzò oltre 100 giuramenti collettivi Mau Mau, torturando animali selvatici e domestici e consumando reati di oscenità e cannibalismo. È anche accusato di aver reciso con l'aiuto dei suoi complici i tendini a oltre 400 bovini che dovettero poi essere abbattuti dagli allevatori. The accused and his accomplices had cut with the panga the tendons of their hind legs, so causing horrible pains and permanent injuries. Le prove inconfutabili della colpevolezza dell'imputato furono fornite da una delle principali vittime degli atti vandalici del Canari, Mr. Wadsworth, che seguì con il figlio per 72 giorni e 72 notti le piste dell'imputato. A Narok, il Canari venne catturato e consegnato alla polizia di Magadi Post. Chiedo pertanto che l'imputato sia condannato al massimo della pena prevista da questa legge speciale. Well, that's that. Those bastards. I consequently ask that the accused be found guilty and sentenced to the maximum penalty provided for by the special law. I sentence you to hard labor for life. Terra ai valorosi Mau Mau. Amnistia per tutti i Mau Mau. Kenyatta li proclama eroi nazionali. Motivazione. Per il trionfo dell'Uhuru, voluta dai negri e negata dai bianchi, hanno ammazzato 27 bianchi e 5.000 negri. Kenyatta annuncia che oltre all'imperitura gratitudine della nazione, i Mau Mau riceveranno in premio le terre e le case dei coloni bianchi nelle quali compirono le loro imprese. La terra dei bianchi scotta sotto i piedi. Le vetrine delle agenzie immobiliari sono tappezzate di offerte. Facilitazioni di pagamento che sembrano assurde a chi non sa coglierne il sapore di amara ironia. Rateizzazione fino a 99 anni. Ironia lugubre nella composizione grafica, ironia disperata nel testo degli annunci. Mr. Georges ha il dispiacere di annunciare che la sua farm è stata messa in vendita. Gli amici sono graziosamente pregati di cogliere tutti i fiori nel giardino prima che sia troppo tardi. Holy Farm. For sale. Fraser Farm. For sale. Sutherland Farm. Sold. Rannis Farm. Sold. Tarbottom Farm. For sale. Swan Farm. Sold. Going, going, going. Sold to Mr. Karani for £54. Now I have two lovely candlesticks. What am I offered? 50. 50. 50. Does anyone offer more? 50 and 1, 50 and 2, 50 and 3. Tutto ciò che appartiene ai coloni bianchi è in vendita. Chi ha il tempo di farlo si rivolge ai mercanti indiani perché gli organizzino nel giardino di casa un'asta di tutto quello che tre generazioni avevano accumulato e che oggi non potrebbe portare via con sé. Gli indiani fanno buoni affari. La nuova borghesia negra non bada a spese. Rapidamente l'antica casa si svuota. La famiglia osserva in disparte. Thank you.
Le case espropriate, vuote e silenziose, aspettano i nuovi padroni. L'immenso territorio est-africano, solo qui e soltanto qui l'antica legge coloniale inglese aveva permesso ai bianchi di costruire una casa e di stabilire una proprietà. E in due secoli i nuovi coloni l'avevano trasformata in un'oasi di verde. Gli africani impararono ad ammirarla, poi a desiderarla e infine a pretenderla. Finita l'età dell'oro, comincia quella della lamiera. Sulle Highlands, dove fino a ieri vivevano 150 bianchi, oggi sopravvivono 10.000 negri. La riforma agraria ignora le aride immensità del basso piano per esprimere il nuovo spirito dell'Uhuru soltanto qui, su queste fertili campagne appena espropriate. Ma a conti fatti può distribuirne appena mezzo ettaro per famiglia. Così questa terra, che prima era forse troppa per pochi, continua ad essere poca per troppi. L'Uhuru non ha più niente da conquistare. Soltanto i morti sono rimasti ad occupare un po' di terra. Ora devono sloggiare. Gli indiani ne hanno preso l'appalto.
J.B. Johnson era il più famoso allevatore di cavalli da corsa delle Highlands. Cadde ucciso dai Mau Mau di Kemati sulle scale della sua farm. Queste erano le sue scuderie. Prima di consegnarle ai nuovi padroni, i suoi figli spinsero fuori i cavalli e li lasciarono liberi nella savana. Ormai da sei mesi tutti i cavalli delle alte terre vivono in libertà. Ma quando gli africani ne sorprendono una mandria all'imbocco di una stretta vallata, ce li intrappolano dentro a suon di urla e di vecchie latte di benzina. Il cavallo è il simbolo dell'uomo bianco. Come il bianco rifugge il contatto con le altre specie, si sottrae al contagio della promiscuità, circondandosi di un vuoto che va da lui all'orizzonte. Per gli africani il cavallo è fisicamente razzista. Teme il negro e rifiuta di farsi cavalcare da lui. Senza il complemento del bianco, la sua groppa è nuda, la sua naturale architettura è mutilata, come un monumento equestre dal quale una violenza improvvisa abbia disarcionato l'eroe. Come il bianco, il cavallo è nobile, ha la pelle delicata, è sofisticato nella scelta del cibo. Come il bianco è timido, basta un po' di rumore per farlo scappare via. Come il bianco, il cavallo è inutile, tanto vale mangiarlo. I boeri tornano in Sudafrica. Hanno riesumato i carri sui quali 400 anni fa arrivarono in cerca di una patria. Potevano scegliere tra la nave e l'aereo, come hanno fatto gli inglesi per tornare in Europa. Con intento polemico, hanno invece caricato masserizie e famiglie sui vecchi carri della loro traballante epopea. E ora percorrono a ritroso 2000 chilometri di storia. La manifestazione è dura e pesante come tutto il destino del popolo boero. Il suo significato è tragico e preciso. La lunga avventura africana non è finita. Comincia qui.
antiche leggi sono cadute, le nuove non sono ancora state scritte. Non c'è più nessuno a proteggere la savana dai vandali e dai cacciatori di carne. Per chi vuole rubare all'Africa più che può e il più in fretta possibile, è arrivato il momento giusto. Prima alle Land Rovers era assolutamente proibito abbandonare le strade e le piste, ora entrano impunemente nella savana e si abbandonano a forsennate gimcane tra i branchi degli elefanti allo scopo di spaventarli, di dividerli e di separare le madri dai piccoli. Per mettere le mani su un piccolo elefante, questo è oggi il sistema più sbrigativo. Dai e dai si esaspera una madre, si provoca la sua reazione, poi si fa in modo di prolungare il più possibile il suo inseguimento, dandole l'illusione di lasciarsi raggiungere. E quando la povera bestia non ce la farà più, sarà ormai troppo lontana dal suo piccolo per poterlo difendere. Di un piccolo elefante è di circa 2 milioni di lire, a patto naturalmente che arrivi sano e salvo al giardino zoologico che l'ha richiesto. La media è di 1 su 10. Gli altri non riescono a sopravvivere senza il latte materno. Ma oggi l'Africa è una riserva infinita. Dove non si arriva a piedi, si arriva con la jeep. Dove non si arriva con la jeep, si va con l'elicottero.
tutti i tipi di safari che oggi un cacciatore può scegliere, questo è il più sbrigativo. Si chiama Safari all'elefante in un quarto d'ora. L'elicottero parte dal terrazzo dell'albergo e deposita qui il cacciatore. Poi va a cercare l'elefante e lo spinge verso di lui. Spara, generalmente male, ma con un calibro tale che abbatterebbe anche un dinosauro. Poi lo finisce quasi a bruciapelo. Giusto il tempo per una foto ricordo e via. Dei mezzi moderni e della potenza dei fucili, gli africani suppliscono con il numero. Si riuniscono in 5-10.000 e circondano una zona grande come una regione. Poi stringono la morsa. Thank you.
the immigration sector 13. Water shortage in sector 16. And giraffes moving to sector 2. 63 reports hippopotami moved from zone 9 to zone 12. Zone 42 signals buffalo moving east, southeast, and Mexico Magicopoli, where they have already crossed the line. Al di là della grande linea tracciata dallo Zambesi, in una vecchia farma abbandonata, la Wildlife Society ha stabilito il suo quartier generale. Si tratta di una grande organizzazione alimentata per lo più da capitali privati anglosassoni e che fa quel che può per salvare il salvabile fra tanto disordine. Ad ogni messaggio ricevuto o inoltrato via radio, ad ogni mossa di rastrello sul grande tavolo della sala operazioni, corrisponde in qualche remota regione un massiccio spostamento di animali. Lo scopo di tanta febbrile attività è questo: prelevare almeno una parte degli animali dalle zone più infestate dai cacciatori di frodo e trasportarli in territori più controllati e tranquilli. Dopo millenni di affascinanti silenzi, di misteriose abitudini, di itinerari percorsi in obbedienza agli ordini della natura, l'uomo impone alla fauna africana un forsennato turismo in treno, in pullman, in aeroplano, in elicottero e perfino in pallone. L'operazione Coccodrillo prevede il trasferimento dell'intero parco rettili dalle foci del Rovuma, infestate dai bracconieri. Le trappole si sistemano durante la bassa marea, segnalandole con palloni colorati. Calcola che oltre 20.000 coccodrilli siano stati uccisi in queste acque negli ultimi sei mesi. L'operazione in corso ne salva 82. Raggiungeranno acque più tranquille dopo un sonno di 500 chilometri. Per gli animali feriti dai bracconieri provvede la banca del sangue della Wildlife Society. Squadre di veterinari e di infermieri eseguono analisi, somministrano medicine, controllano la temperatura di grossi elefanti feriti e li tengono buoni con qualche chilo di tranquillanti. Hold that tail up, won't you? Where the hell has this damn thermometer gone to? Now, hold it, Bessie. There's a good girl. Il 18 febbraio del 64, un elicottero della Wildlife Society sorvola un tratto della fascia costiera del Kenya e nella sola zona del Tana River rinviene le carcasse di ben 750 elefanti. I bracconieri, sorpresi dall'elicottero mentre stanno ancora lavorando di coltello intorno alle zanne, corrono a nascondersi tra i ciuffi d'erba. È la prima operazione di controllo dopo oltre un anno di assoluta anarchia. I governi del Kenya, Tanganyika, Uganda, in seguito ai gravi disordini e alla rivolta delle forze armate, hanno richiesto d'urgenza il ritorno delle truppe inglesi. Le vecchie leggi decadute tornano in vigore. L'antica amministrazione anglosassone riprende il controllo delle riserve di caccia. Si è aperta una breve parentesi d'ordine, che però si richiuderà dopo appena un mese.
il bilancio dei danni subiti dalla fauna è impressionante. In una prima battuta la polizia cattura 410 cacciatori abusivi. La grande strage subisce una battuta d'arresto. Nascosti nella boscaglia e nel letto asciutto dei fiumi, la polizia scopre centinaia di depositi d'avorio e di pelli. Le bande dei Porchers, ovvero dei cacciatori di Frodo, hanno ucciso a colpi di granata oltre 300 giovani elefanti ancora privi di zanne, al solo scopo di ricavarne le code e quindi braccialetti e monili da vendere per pochi soldi ai turisti. Nei grandi baracconi allestiti dalla polizia si raccolgono 82 tonnellate di zanne sequestrate, cifra ancora più impressionante se si considera che soltanto un quinto degli animali abbattuti viene abitualmente reperito dalle pattuglie dei Game Warden. In una valle del Semlichi la polizia rinviene 2.800 pelli, tra zebre, leopardi, gazzelle, leoni, ghepardi, che i Porchers hanno lasciato ad essiccare al sole. La boscaglia è disseminata di carogne che ammorbano l'aria e che i vandali messi in allarme non hanno avuto il tempo di scuoiare. Negli antichi vivai più ricchi del mondo si levano ora colonne di fumo acre e crepitano le fiamme delle pire. Mentre la polizia dà la caccia ai bracconieri, altre pattuglie rastrellano la savana per soccorrere gli animali feriti. L'iniziativa, indubbiamente valida sul piano delle buone intenzioni, non è certo adeguata alla quantità dei danni e degli scempi. L'Africa è afflitta da 100 mali, di cui nessuno combatte drasticamente le cause. Soltanto qualcuno, qua e là, ne cura alla meglio gli effetti. Found baby zebra, a week old, near mother's body. Killed by poachers with poisonous arrows. Emergency operation needed. Recommend special food B16. Acknowledge. Over. Okay, Third Patrol. Message received. We shall see to it. All right, get cracking, will you? He's hungry. Righto. Tower control, answer. Waiting for landing authorization. We are flying over you. We are flying over you. KPN here, please answer. Over. This is control tower. Authorization refused. For the last time, you are requested to move on immediately. Winger. Okay, AFL. We'll try landing anyway. Niente da fare. Non vogliono darci il permesso di scendere. Decidiamo di provarci lo stesso su una vecchia pista più a nord. Un aereo gemello noleggiato da 3 giornalisti tedeschi ci precede. Abbiamo volato in coppia fin qui dal Tanganyika. Né noi né loro vogliamo tornare indietro senza aver fatto prima tutto il possibile per documentare il più grande genocidio della storia africana. È cominciato tutto ieri sera, quando un africano di nome Okello, reduce dalla Russia, ha rovesciato il millenario governo del sultano e, autonominatosi generale rivoluzionario, ha ordinato la strage di tutta la popolazione araba di Zanzibar.
tutte le comunicazioni sono interrotte, la radio tace e gli aeroporti sono chiusi. Per sapere qualcosa di quel che succede a Zanzibar, non resta che venirci di persona come abbiamo fatto noi e i nostri colleghi tedeschi, che per un attimo intravediamo mentre vengono trascinati via dagli insorti. Per oggi è meglio lasciar perdere. Quella nuvola di fumo laggiù che si leva sulla pista è l'aereo dei tedeschi che brucia. Se non altro, sappiamo che a bordo non c'è più nessuno. Ritendiamo con un elicottero il giorno dopo, 19 gennaio. Sventoliamo una bandiera rossa per confondere le idee agli insorti. Ci dirigiamo verso l'interno dell'isola, dove sembra che nella notte di ieri siano stati uccisi 5.000 arabi. Okello ha distribuito 850 fucili misteriosamente arrivati sull'isola e che gli africani non sanno ancora usare. La caccia all'arabo è aperta. La propaganda ha informato le nuove generazioni che gli arabi sono una maledetta razza di negrieri che vendono gli africani ai mercanti di schiavi della costa. Naturalmente ha omesso di aggiungere che tutto questo accadeva 10 secoli fa. Queste immagini sono l'unico documento esistente di ciò che è avvenuto a Zanzibar tra il 18 e il 20 gennaio 1964. Interi villaggi distrutti, camion carichi di cadaveri. Sono immagini scomode e imbarazzanti per tutti. Per chi oggi in Africa, spargendo false promesse, fomenta un nuovo razzismo africano. E per chi, abbandonando in fretta e furia l'Africa a se stessa, nel falso pudore del colonialismo antico, ne autorizza uno nuovo che dilaga nella miseria e nel sangue. Guardiamole queste immagini. Guardiamole pure con pietà, ma soprattutto guardiamole con vergogna. Interminabili file di prigionieri che si avviano verso i luoghi del massacro. Migliaia di arabi immobili nell'attesa della morte, avvolti nelle loro fute bianche e già più simili a fantasmi che a uomini. Cimiteri musulmani trasformati in campi di imminente sterminio. Donne e bambini tremanti sotto la minaccia dei fucili. Immense fosse comuni già piene a metà di cadaveri. E forse la più spietata fucilazione in massa di tutta la macabra antologia della morte. L'esodo verso il mare di interi villaggi. Il disperato arrembaggio alle barche impantanate nella bassa marea. La corsa disperata verso una salvezza impossibile. Il giorno dopo.
Erano questi i parchi nazionali che il mistico amore anglosassone per gli animali e un regolamento scritto con fervore inquisitorio avevano trasformato in veri e propri santuari della natura. L'uomo, che nel testo della legge inglese in difesa di parchi nazionali era classificato fra gli animali nocivi, non aveva nemmeno il diritto di sfiorare questa terra con un piede. Ne poteva appena percorrere i margini in assoluto silenzio, sotto gli occhi vigili del Game Warden e nel pieno rispetto di un codice che non tollerava ignoranze. L'Africa più antica, l'Africa dei grandi navigatori e delle grandi scoperte geografiche, esce da un sonno di 4 secoli. Sulle fortezze che Vasco da Gama disseminò lungo le coste del Mozambico, nulla è passato, tranne il tempo. La gloria dei vecchi secoli oppone ai giorni nuovi una resistenza decrepita. Spalti in rovina, bastioni corrosi dai secoli, muti cannoni di bronzo e un atto di fede nell'umiltà e nella rinuncia. Subito al di là delle mura, sui campi della guerriglia invisibile, c'è la realtà nuova, ancora soffusa di nebbia mattutina, dove i soldati si muovono incerti, come fantasmi del passato. Ovunque l'uomo è presente, la natura tace. Il silenzio degli animali e degli uccelli è il segno inequivocabile della presenza umana. I ribelli dell'Angola evitano le foreste troppo silenziose. Sanno che le pattuglie portoghesi sono lì dentro ad attenderli al varco. Aves artificiais, 3, 2, 1, vamos! Thank you.
Quasi sempre l'astuzia funziona. Animali e guerriglieri accorrono al richiamo del nastro magnetico. E in un momento la foresta si popola di vita e di morte. Questa è la sorte di un popolo che ha voluto ignorare il colore della pelle. Aquí es Portugal. Qui è il Portogallo. Brancos y pretos são todos portugueses. Bianchi e neri tutti portoghesi. Ma i ribelli dell'Angola non sono d'accordo. Questa è l'Africa e soltanto i negri sono africani. Bianco e nero, brancos y pretos, white and black, blanche et noir. Un dilemma presente, attuale, universale, che si va sempre più colorando di rosso. Gennaio 1964. I Watusi, braccati dai Bautu in rivolta, fuggono verso i confini dell'Uganda portandosi dietro i feriti. La guerra dei Bautu contro i Watusi non è altro che una persecuzione razzista fomentata a scopo politico dalla presenza e dalla propaganda cinese nello stato del Ruanda-Urundi. In soli due mesi, i Bautu hanno massacrato 18.000 Watusi. La boscaglia conserva ancora fresche le prove di un'orrenda ferocia. Sulle sponde del torrente Cuoni sono state rinvenute 54 mani amputate sotto un tronco d'albero ancora bagnato di sangue che servì da ceppo. La polizia di frontiera ha colto sul fatto e arrestato 25 guerriglieri Bautu. Ma oltre questo, nessun governo, bianco o nero, ha mosso un dito per arrestare la strage. Intanto, le acque del Kagera trasportano a valle migliaia di cadaveri. Giorni di pesca macabra e abbondante, eseguita con pigro zelo dalle popolazioni del fiume. Qui la pietà non esiste come sentimento. Esiste invece un fiume buono da bere, che deve restar pulito. Perché il fiume è vita, perché è la vita che uccide, non la morte.
10 giorni e 10 notti di esodo lungo le strade dell'Uganda. I Watusi erano un millenario popolo di pastori. Ora è un popolo di superstiti che continua a fuggire verso l'ignoto, inconsapevole e sgomento. È un popolo che non c'è più. Così doveva essere quel paradiso terrestre dove Noè, udendo in lontananza il brontolio del tuono, si mise a costruire la sua grande arca. Gli stessi antichi silenzi, la stessa sovrana armonia, lo stesso divino equilibrio che l'uomo non è ancora riuscito a turbare. Immagine e somiglianza di quel paradiso terrestre che l'ira improvvisa di un dio vendicativo distrusse con la sua stessa divinità. È l'alba del 25 febbraio 1964. Dopo aver sedato la rivolta delle forze armate africane, le truppe inglesi sono ripartite. Caduta per la seconda volta l'antica legge britannica che proteggeva la fauna, i governi africani decidono di aprire la caccia anche nei parchi nazionali. Di fronte al gravissimo provvedimento, i game warden bianchi e neri, che ora dipendono dall'amministrazione africana, non possono far altro che obbedire e organizzare nei dettagli l'operazione cropping, ovvero operazione vendemmia degli animali. D'ora in poi, una volta alla settimana, il venerdì, l'operazione vendemmia rifornirà di carne fresca i mercati indigeni. Per la prima volta nella storia, nell'ultimo rifugio della fauna africana, negli inviolati santuari della natura, dove era ritenuto sacrilego perfino il parlare a voce alta, entra l'uomo armato di fucile. Thank you.
I want to get that one. Questo il raccolto di una giornata di vendemmia nella vigna degli ippopotami. L'amministrazione del parco li vende ai macellai a 300 scellini l'uno, circa 28.000 lire. Il numero degli animali da abbattere viene stabilito volta per volta in base alla richiesta del mercato. 100, 200, 1.000, ma non uno di più né uno di meno per non turbare l'andamento dei prezzi. Gli altri sono rimasti in vita per il giorno dopo, buoni, tranquilli, a sbadigliare a due passi dalla riva, dove fino a ieri i turisti andavano a fotografarli. Sparargli addosso è un gioco da ragazzi. Non c'è che da scegliere, come fra le lampadine dei baracconi. Piccoli, adulti, maschi, femmine e femmine incinte. Tanto questo è il parco più ricco del mondo e di ippopotami ce ne sarà in abbondanza. Fino al giorno in cui non ce ne saranno più. Anche la richiesta di 45 elefanti è stata soddisfatta senza difficoltà. Ora si macella sul posto per agevolare il trasporto della carne di prima e di seconda scelta. Tra i macellai nemmeno un ferito. Gli elefanti, che i cacciatori ci avevano descritto come gli animali più feroci dell'Africa, in realtà si lasciano abbattere come capretti, sia che si tratti di quei terribili maschi in preda al mal di denti, sia delle leggendarie femmine incinte. La verità è che in tutta l'Africa esiste un solo animale veramente feroce, l'uomo. Gli animali feriti che vanno a morire sui bordi delle piste dei parchi devono essere distrutti molto più in fretta di quanto farebbero normalmente gli avvoltoi. I turisti non devono sapere e soprattutto non devono vedere. Bene,
E ora possiamo offrirvi una foto ricordo edizione 1964 della Sponda dei Macellai, il più ricco magazzino di carne di ippopotamo del mondo. Non preoccupatevi. Guardate bene laggiù, nell'acqua. Ce n'è ancora rimasto qualcuno per venerdì prossimo. Ve ne offriamo un'altra. Guardatela bene e a lungo, specie se oggi è venerdì. Un venerdì qualunque di una stagione qualunque. È l'ultima, la più recente foto ricordo del nostro viaggio in quelli che furono i sicuri rifugi della fauna africana, le secolari riserve di caccia, gli inviolabili sacrari della natura, dove era ritenuto sacrilego perfino il parlare a voce alta. Oggi si può gridare, imprecare, inveire e perfino maledire senza più timore di disturbare nulla e nessuno. L'uomo, il più nocivo degli animali, è passato di qui. Se ne potrebbero seguire le tracce per miglia e miglia lungo questa polverosa strada bianca che oggi attraversa il cuore dell'Africa e che si snoda sempre e soltanto su panorami di desolazione e di morte. Appena lasciati alle spalle un'Africa che va scomparendo e subito entriamo in un'Africa già scomparsa. La frattura è netta come una crepa. Di là confusione e morte indiscriminata, di qua ordine e vita discriminata. Osserviamo dall'alto Cape Town, una delle maggiori città del Sudafrica, la nazione che oggi ha più nemici nel mondo. Al grido universale che reclama l'Africa agli africani, i sudafricani rispondono: qui non è Africa. E almeno questo è vero. È un panorama che appare improvviso e imprevisto. È un paesaggio ignorato e lontano che sembra sgusciato via dalle maglie dei meridiani e dei paralleli. Se non è Africa, non è neppure Europa né America. Non è niente che possa dar senso a un'espressione geografica. Non è un miraggio africano perché esiste nel luogo e nel tempo. Non è una terra promessa perché gliene mancano i requisiti biblici. Non resta che definirlo un miracolo. Un pesante miracolo compiuto in 3 secoli da un popolo perseguitato che volle provare che soltanto il suo Dio era quello giusto. Miracolo che pur nella sua realtà fisica trascende i limiti del tempo e dello spazio e avvolge uomini e cose in una soffice coltre di beatitudine, in bilico tra il provvisorio e l'eterno. Thank you.
Nera delle danze tribali, dei turgidi seni offerti alla gloria della natura, sopravvive soltanto sul set del cinema. Si sta girando in Sudafrica un film sugli Zulu, la fiera tribù africana che tanto filo da torcere dette ai boeri. That's far enough, number three. Come on, more action! Oggi le signorine Zulu escono dall'accademia, parlano correntemente l'inglese e ricevono alte paghe sindacali per sfilarsi di dosso la biancheria di nylon e ballare il ballo delle nonne. Nelle pause della lavorazione anche l'antico ritmo del tam-tam si abbandona per gioco a qualche variazione su tema. La femmina africana ha scoperto d'essere donna e comincia a comportarsi come tale. Vuole essere moderna perché sente che il passato è contro di lei. Quando era nuda aveva due mammelle, ora quando è coperta ha due seni. Non vuole mostrarsi, vuole essere guardata, indovinata sotto il vestito malizioso. Nasconde le sue intimità non per pudore ma per civetteria. Si spoglia per cedere e si veste per aggredire. Nuda era una preda come una femmina negra, vestita è una tiranna come una donna bianca. L'Africa si copre consapevole. E tutta avvolta nei veli della sua consapevolezza, l'Africa se ne va. Loro le autorità governative incoraggiano o addirittura impongono il pudore.
Nelle regioni meridionali del Sudan, migliaia di mutande di taglia unica vengono distribuite dalla Legione della Decenza alle tribù dell'interno. Gli indomiti guerrieri che le ricevono in consegna sono tenuti a mantenerle efficienti e a conservarle con la cura dovuta da ogni buon cittadino a tutto ciò che è di proprietà dello Stato. C'è pure anche forti in dentro. Con le pole. È la caribu la mesa, con le pole. Misuri, Sara, al caratibu. Puglia, caribu. Tutte le cose da nascondere, le mutande nascondono almeno quelle più urgenti. Quanto basta per poter decentemente iniziare una marcia verso la conquista di ulteriori dignità? Mai prima d'ora un guerriero si era infilato alle brache, mai prima d'ora un leone era salito su un albero. Il fatto è che i tempi sono cambiati e nelle nuove repubbliche gli antichi re sono caduti in disgrazia. Prendiamo il povero ex re degli animali dai muscoli arrugginiti. Oggi il suo ruggito non fa più paura a nessuno. Mentre zebre e gazzelle fuggono via inseguite dai colpi di fucile, l'ex indomito, l'ex aristocratico, l'ex cacciatore di preda nobile si arrampica sugli alberi a caccia di lucertole. Povero re della foresta. L'antica reputazione lo perseguita e rende pubblica la sua umiliazione. I turisti affollano i parchi per vedere lui, soltanto lui. Dov'è il leone? Ecco il leone. Aspetta, guardiamo cosa fa il leone. Così tutto il giorno. E non gli lasciano neppure un'ora di intimità. Incoraggiato dalla sua stessa atavica pigrizia, il leone africano ha smesso di andare a caccia. Tanto più che i guardiani del parco vanno a caccia per lui. La carne fresca gli arriva a domicilio, vale a dire nelle zone più accessibili ai turisti e dalle quali l'amministrazione del parco ha tutto l'interesse che non si sposti. Così col tempo l'antico re della foresta, nomade e indipendente, è diventato un pensionante taccagno e dalle abitudini borghesi, costretto a difendere la bistecca da chi, fino a ieri, non avrebbe mai osato avvicinarsi.
Una nuova rivolta è scoppiata in Tanganyika. La folla ha fatto strage di musulmani, donne e bambini compresi. Gli obitori sono pieni. Occorre allineare i cadaveri all'aperto. Gli avvoltoi sono in paziente attesa che l'operazione sia finita per iniziare la loro. Dare Salame è in preda all'anarchia. Tutti sono a rivolta, popolo, polizia e perfino l'esercito che si è ammutinato. Il presidente Nyerere è sparito, non si capisce più chi comanda. Per noi, giornalisti europei, girare per le strade a caccia di immagini è un'impresa quasi suicida. Dovunque ci cacciano via, ci insultano, ci minacciano. Cerchiamo di raggiungere i quartieri della periferia. Sulle strade insanguinate una siepe di folla ci nasconde le vittime del massacro. Sull'Ocean Road un musulmano cerca di sfuggire alla folla che lo vuole linciare. Si getta giù dal lungomare. La folla lo raggiunge e lo affoga. Si abbattono le case e le botteghe dei commercianti accusati di essersi sostituiti ai bianchi nello sfruttamento del popolo. Fendiamo a fatica la folla di Uhuru Square. Qualcuno ha ammazzato 3 soldati africani. La polizia prepara la rappresaglia e allinea al muro tutti i musulmani scovati nelle case. Ci gridano di andarcene, ci minacciano coi mitra. Cerchiamo di tergiversare, di guadagnare tempo, mentre la macchina da presa continua a ronzare dietro di noi. Uno di noi è ferito. Aprono gli sportelli e ci trascinano fuori. Ci arrestano, ci metteranno al muro. Ci salverà quel miracolo di cui a suo tempo parlarono i giornali. Guarda, 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 Marco, una figlia! Guarda, guarda, Marco, guarda, 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 Marco! Moise Tshombe ritorna dall'esilio come liberatore, padre della patria e inviato speciale dell'ONU. Il Congo è per 3/4 in mano dei ribelli e dei comunisti. Tshombe promette di far piazza pulita in 3 mesi. Stanleyville, roccaforte di Nicolao Lenga, capo dei Simba, è conquistata dai paracadutisti belgi e dai mercenari. La città è un cimitero senza tombe. In 100 giorni di occupazione i Simba hanno torturato e in parte mangiato 12.000 africani. Armi alla mano, le truppe regolari congolesi obbligano i Simba prigionieri a fare questa macabra pulizia. Negli ultimi 2 giorni sono stati bruciati vivi 80 bambini di una scuola, violentate e uccise 4 infermiere, fucilati 64 fra europei, indiani e pakistani. Molti cadaveri mostrano un largo squarcio nel ventre, dal quale i Simba hanno estratto e divorato il fegato. Thank you.
9 suore, 7 missionari e 4 bambini bianchi immobilizzati col filo di ferro, i ribelli hanno sparato in bocca. Il caldo è insopportabile. L'aria è oleosa dal lezzo dei cadaveri. Si teme una pestilenza. All'aeroporto di Leopoldville, i C-130 americani sbarcano i superstiti dell'eccidio di Stanleyville. Appena ieri erano stati ammassati sul posto dell'esecuzione. Le mitragliatrici avevano già cominciato a crepitare quando 320 paracadutisti belgi calarono dal cielo e in 10 minuti riuscirono a strapparli dalle mani di 7.000 ribelli. Nonostante l'operazione fulminea, 22 mancano all'appello. I feriti sono stati estratti di sotto a un mucchio di 40 cadaveri, tra i quali sono stati identificati gli americani Carlson e Ryan e i belgi Brinkman, Masco e Desmiter. 5 di questi feriti, fra cui una donna violentata, moriranno fra poco all'ospedale danese di Leopoldville. L'evacuazione dei superstiti, il trasporto dei feriti, dei viveri e dei medicinali è stato eseguito in poche ore dall'aviazione americana con 40 aerei. 2 giorni dopo, il 27 novembre, i governi dei nuovi stati africani chiedevano che Washington formulasse ampie scuse ufficiali per l'abusiva ingerenza degli Stati Uniti negli affari privati congolesi. Oltre Police e Beni, alle frontiere settentrionali fra Congo e Sudan, si tenta di rifornire dall'alto di viveri e medicinali una missione occupata dai ribelli. La vita dei sacerdoti, delle suore e di oltre 100 bambini è in pericolo. I 6.000 ribelli dell'esercito di Kirlis, che presidiano la zona, hanno minacciato lo sterminio di tutti gli assediati se soltanto un paracadutista o un elicottero cercheranno di atterrare. Da 8 giorni, aerei dell'ANC si avvicendano sul cielo della missione ed eseguono lanci che però vanno a finire nelle mani dei ribelli. All'alba del 9° giorno, aerei ed elicotteri decollano, e noi con loro. Ma questa volta non c'è più nessuno ad attenderci.
Li abbiamo conosciuti uno per uno. Sono i mercenari bianchi dell'esercito di Jombé. Sono gli ultimi soldati di Ventura sopravvissuti a un altro secolo. Sono ex cittadini del mondo che li ha respinti o al quale sono sfuggiti. Morti e sopravvissuti erano e sono tutti ex di qualcosa. Di un passato inquieto, di un presente scabroso, di un'avventura bruciata, di una fede perduta. Sono ex pieds-noirs dell'Algeria, ex commandos inglesi, ex guastatori tedeschi, ex farmer del Kenya, ex residenti espulsi dal Sudan, dall'Egitto, dall'Etiopia, dall'Uganda, dal Tanganyika, ex veterani del Katanga, ex cacciatori di professione, ex studenti del Sudafrica e della Rhodesia, venuti ad inseguire con macabro spirito goliardico un ideale di gloria e di avventura. Due giorni fa, in 15, hanno strappato Kisala a 400 ribelli. Domani, in 40, tenteranno un'impresa che non riuscì ai 93.000 soldati dell'ONU, la conquista di Boende. Alors, si j'ai bien compris, le 54 arrivera a Boende avec le Tigny. S'il raffie aux marches, hein? Eh bien, moi, je vais contrôler les hommes et les bagnoles. Moi, je m'en vais avec le 52 et je vous rejoindrai à Boende le 24. Faites gaffe au noir. Merde, tais-toi. Mais merde, salope. Une fois Boende tombé, nous attaquerons immédiatement Beaufalais. Merde. Beaufalais, pas de problème. 300-400 noirs, tous drogués. Merde. Et bien entendu, les gars, sans roupiller, sans baiser, sans bouffer. Merde. Il piano d'attacco su Boende prevede anche l'impresa in massa delle forze aeree. Le forze aeree in massa sono questi due T6 vecchi di 20 anni e tenuti insieme alla meglio con bulloni e fil di ferro. Sono di proprietà personale di Tom O'Keefe e di Somset Wilson, ex piloti rhodesiani che ebbero le famiglie massacrate dai ribelli dell'Angola. Hanno affittato se stessi gli aeroplani per 300.000 lire al mese, che da 6 mesi nessuno paga, e di una polizza sulla vita che fino ad oggi nessuna compagnia assicuratrice ha voluto sottoscrivere. Anche questa volta, prima di partire, hanno riempito i moduli dell'aeroporto nel solito modo. Destinazione, inferno. Motivo della missione, affari personali. Take cover!
you, fella! All right, hold it! I Simba sono fuggiti senza aver avuto il tempo di trucidare i religiosi che da 3 mesi vivevano sotto l'incubo quotidiano del massacro. La propaganda insegna ai Simba a colpire l'uomo bianco soprattutto nel suo dio. Un dio dalla pelle bianca responsabile della secolare superbia dei suoi fedeli. Lungo la via per Boende gli scheletri dei Simba marciscono nelle pozzanghere senza gloria e senza sepoltura. Avanzarono allo scoperto storditi dalla droga. Intonarono il Mai Mulele, il grido magico che avrebbe dovuto trasformare in acqua il piombo dei fucili. Caddero increduli e sbigottiti, morirono per niente e per nessuno. Da una parte e dall'altra l'Africa non ha caduti, ha soltanto cadaveri. Boende è caduta. Gli ultimi Simba escono dalla foresta con le mani in alto. Oggi tocca a loro. Ma domani, quando i mercenari lasceranno la città diretti verso altri obiettivi, ritorneranno dalla parte giusta del fucile. È un'assurda e tragica ballata che dura ormai da 5 anni. Neri contro bianchi e bianchi contro neri. Si uccide e si muore a turno un po' per uno, come in certi crudeli giochi di bambini. Nessuno vince e nessuno perde una volta per tutte. Nessuna condizione è definitiva, tranne quella dei morti bianchi e neri, che insieme ammorbano le rovine e insieme si dissolvono tra il ronzio delle mosche in assoluta biologica parità. L'etica della guerriglia congolese reclama per i vincitori il diritto di preda. I mercenari hanno puntato dritto sulla cassaforte del governo rivoluzionario e l'hanno fatta saltare con un colpo di bazooka. C'erano dentro 50 milioni di franchi congolesi. Erano i fondi destinati al famoso piano OK, secondo il quale il generale Olenga, alla testa dei suoi 3.000 guerrieri mulelisti, avrebbe dovuto invadere gli Stati Uniti. L'America è salva. Nelle strade i soldati si dividono gli spiccioli. L'ambizioso piano OK è rimandato nei secoli, come tutti i loro ingenui sogni di grandezza. E intanto si inebriano di una vittoria inutile e squallida come la loro razzia, partecipi di un misero festino di cui raccolgono soltanto le briciole. Da secoli sono poveri del necessario.
ma oggi che sono ricchi del superfluo, se lo caricano addosso anche se non potranno mai portarselo dietro. E curvi sotto il peso di inutili cianfrusaglie, inseguono un ideale di ricchezza derubando se stessi della propria miseria. Il diritto al saccheggio è valido solo per 24 ore. Il tempo è scaduto da 10 minuti. Ma perché fino a 10 minuti fa si poteva rubare e ora 10 minuti dopo non si può più? Un buon soldato congolese che combatte per la patria, questo non lo capirà mai. Call yourself a policeman, eh? You're worse than the others. E nemmeno capirà mai perché i bianchi facciano tante storie per sapere chi è stato a mangiare il fegato di questo contadino. E perché ci sia bisogno di un processo per condannare a morte questo mulelista che ha bruciato vivi 27 bambini. E come mai si arrestano i soldati che hanno violentato in prigione quelle cagne prigioniere mulleliste? E per quale ragione per ammazzare un solo e piccolo mulelista disarmato ci vogliano tanti fucili? Quando invece per ammazzarne uno più grande e più forte, basta un colpo solo. Ok, take him out of here, put him against the wall and shoot him! Nonostante tutto, l'Africa continua ad essere un'incontenibile marea di vita. Qui in Sudafrica, per ogni bambino che nasce con la pelle bianca, ne vengono al mondo altri 5 con la pelle nera. La separazione razziale, che qui si chiama apartheid, è una diga effimera e provvisoria. È la reazione isterica ad una situazione isterica che minaccia di spengere nell'odio anche il sorriso delle nuove generazioni. Soweto è tra le più grandi città negre del Sudafrica. La legge dell'apartheid proibisce ai bianchi di entrarvi. Se è una prigione, è una strana prigione, dove le porte si aprono dall'esterno e si chiudono dall'interno. Al di là di questi confini c'è un'altra grande prigione, quella dei bianchi. Si chiama Johannesburg. L'apartheid proibisce ai negri di entrarvi. Anche questa è una strana prigione, dove le porte si aprono dall'esterno e si chiudono dall'interno. L'apartheid ha rinchiuso due razze in due prigioni diverse, le cui serrature si aprono alla rovescia. Due prigioni dalle sbarre d'oro nel paese più ricco del mondo. I Boeri scoprirono l'oro 100 anni fa, quando da altri 100 lavoravano questa terra come contadini. Non c'è alcun dubbio, anche i Boeri hanno diritto a questa ricchezza, perché anche i Boeri sono africani, anche se africani bianchi.
Ma è anche vero che per estrarre uno solo di questi lingotti d'oro occorre un giorno di lavoro di 1000 africani neri e l'assistenza tecnica di 100 africani bianchi. Perché questo è un paese di 3 milioni di africani bianchi e di 11 milioni di africani neri che, pur avendo bisogno gli uni degli altri, vivono nel sospetto della sproporzione numerica e nell'equivoco di certi slogan che arrivano dall'Europa. Chi è bianco non è africano. E questa è un'affermazione razzista. Soltanto chi è nero è africano. E anche questa è un'affermazione razzista. E così, giorno per giorno, le dorate prigioni continuano a chiudersi e ad aprirsi all'urlo delle sirene che chiamano africani bianchi e africani neri al lavoro comune. Finché fu una terra povera, fu una terra disabitata. Poi, quando i boeri aprirono le miniere, i bantù scesero dalle montagne in cerca di lavoro. Si sparse la voce e dalle incontrollabili frontiere scesero nuove folle. Poi fu la volta dei profughi del Congo, del Sudan, dell'Angola. Oggi sono 11 milioni, sempre in aumento. Avanzano a ondate verso l'ingresso delle miniere. Si riversano a fiumi nel dedalo delle gallerie che corre sotto la grande città. La grande cintura dell'oro passa e si snoda sotto la città di Johannesburg. Per 1000 metri di spessore, il tetto che separa 3 milioni di bianchi da 11 milioni di negri è crivellato di buchi come un'immenso groviera. Folle di minatori scavano come termiti, strisciano da un cunicolo all'altro come cristiani nelle catacombe, inseguono la via dell'oro con uno sgretolio segreto, metodico, ovattato. Quaggiù la volta scricchiola minacciosa e i minatori corrono a mettersi al riparo. Lassù la grande città vibra e sussulta per le sorde esplosioni della dinamite, ma nessuno si muove. Da anni più nessuno ci fa caso. È in costante rialzo, il prezzo dei titoli è sostenuto. Ordini di acquisto di azioni minerarie arrivano dai mercati di Londra, di New York, di Ginevra e di Parigi. Il 10 marzo di quest'anno Mosca ha acquistato diamanti per 2 milioni di carati. Il 12 maggio Pechino ha chiesto 50 tonnellate d'oro. Giù nel sottosuolo, il grande filone d'oro sale dal basso verso l'alto come il diagramma dei titoli. Milioni di pale e di picconi lo inseguono in una marcia implacabile e compatta verso la superficie. Il grande solaio che separa i due mondi si sgretola e si assottiglia. Al crescente clamore della borsa si mescola e incalza il boato delle esplosioni, sempre più vicino e più fitto. Hats off, gentlemen. Almighty Lord. Signore Dio, ora che un altro giorno muore nella tua gloria, benedici e proteggi la nostra vita. Benedici e proteggi la nostra forza, giacché hai scritto che la iena prevalga sul leone quando il leone non ha più artigli per regnare. Fa sì che questo mare, dal quale approdammo, sia sempre a noi di fronte
e mai alle nostre spalle. Benedici e proteggi questo nostro ultimo rifugio, che ci facesti trovare vergine il giorno dell'approdo e sul quale resistemmo all'odio e alla violenza. Benedici e proteggi infine le onde e i venti, affinché la furia di due oceani uniti non ci strappi via per sempre da questa ultima sponda. Così sia. Amen. Alla fine dell'era glaciale, una tiepida corrente marina strappò dai ghiacciai del sud questa piccola colonia di pinguini e la trascinò fin qui, su grandi zattere di ghiaccio che poi si sciolsero al sole. Isolati e senza possibilità di ritorno verso la patria d'origine, sono da secoli stranieri in una patria straniera che si va facendo sempre più ostile e sempre più calda per loro, circondati da un mare che aumenta sempre più di furia e di livello. Chissà che un po' di pace non scenda prima o poi su queste acque. Prima però che un'onda più forte delle altre li strappi via per sempre da quest'ultimo scoglio che segna la fine geografica del continente nero.